La Repubblica delle Biciclette. Alla partenza di Catania del Giro d'Italia si trova l'Istituto di Vulcanologia, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Perché è importante ed è connesso anche con il ciclismo ed è connesso anche con il fatto che bisogna capire la Terra prima di pedalarci sopra. Bisogna capire la Terra, ma io non capisco niente. E forse... Oh, buongiorno. Lei ha la faccia da professore. Allora, ci troviamo all'Istituto di Vulcanologia alla partenza del Giro d'Italia. Vedo anche la dottoressa Lugeri. Vorremmo capire innanzitutto che qual è il senso di queste porte spalancate, perché di solito gli istituti di vulcanologia uno se li immagina chiusi, e invece oggi ci sono i cartelli che dicono entra, impara che cosa? Beh, le porte spalancate sono aperte perché comunque l'istituto, oltre ad essere un istituto dove si fa ricerca, dove si fa monitoraggio, si fa anche divulgazione. Questa settimana è la settimana dedicata alla divulgazione, alle scienze della Terra sostanzialmente, e quindi troverete le porte spalancate perché siamo in attesa di una scolaresca che verrà qui a visitarci e noi porteremo questa scolaresca attraverso un percorso preparato appositamente per le scolaresche, dove illustreremo in dettaglio di cosa effettivamente ci occupiamo, cosa studiamo e quali sono i principali rischi geologici, vulcanologici e sismologici che il nostro pianeta Terra ci... Il nostro pianeta Terra ogni tanto ci fa queste sorprese, però la natura c'è, noi ci dobbiamo organizzare nei confronti della natura. Ma l'importante è acceso? L'Etna è un vulcano attivo, ha periodi di attività bassa, periodi di attività un po' più alta, però negli ultimi vent'anni è sempre stato attivo sostanzialmente, con periodi di degassamento più o meno continuo, con periodi di deformazione del suolo più o meno continue, con sismicità discreta che ovviamente avviene in alcuni mesi maggiormente frequente, in alcuni mesi un po' meno frequente, però è un vulcano attivo, respira, attivo e ci manifesta sempre la sua presenza. Tipo anche stanotte è successo qualcosa? Beh, stanotte, ogni notte succede qualcosa, dei piccoli terremoti, dei piccoli sbuffi, di vapore, ogni notte succede qualcosa. E voi lo sapete? E noi certo lo sappiamo, perché noi lo monitoriamo ogni giorno, costantemente, noi abbiamo una sala operativa appositamente per questo scopo, dove manteniamo un occhio visivo un occhio sul vulcano e tastiamo momento per momento lo stato di attività del vulcano. Io pensavo di venire qui a guardare i corridori che partono, e invece qua c'è una cosa interessantissima, dottoressa Lugeri. Ci sarà un sacco di tecnologia qua dentro. Ma naturalmente sì, perché la tecnologia è al servizio della conoscenza. Il bello della tecnologia di questo periodo, della contemporaneità, è che può essere utilizzato sia dal personale proprio addetto e preparato e formato per il monitoraggio e per la quantificazione anche, no? Di quelli che sono le pericolosità, appunto. L'importante però è che, come vedete qua, che questa stanza è stata allestita proprio per le scolaresche, l'importante è che la tecnologia venga messa anche a disposizione dei più giovani, delle persone che ancora devono avvicinarsi allo studio delle scienze della Terra, affinché possano capire qual è la finalità della tecnologia. Cioè, uno smartphone al giorno d'oggi non è soltanto uno strumento per mandarsi messaggi, messaggini, ridere, scherzare o guardare i video su YouTube. Può essere utilizzato in maniera proficua anche per, prima di tutto, monitorare anche individualmente quelle che sono le pericolosità con le quali il nostro pianeta ci mette a contatto ed evitare di esporsi al pericolo, perché chiariamo subito questo concetto che ripeteremo in ogni nostro incontro: il rischio non è una cosa che capita per fortuna o per sfortuna, il rischio è un qualcosa che implica la nostra responsabilità, perché se ciascuno di noi si espone a un pericolo corre un rischio, se noi evitiamo di esporci a un pericolo il rischio non lo corriamo. Come facciamo a non esporci al pericolo? Cerchiamo di conoscere dove questa pericolosità esiste e con quali modalità si manifesta. E quindi ci organizziamo nei confronti della natura. E questo può essere fatto a tutti i livelli. A livello di studio accurato, preparato, qui stiamo proprio
è un'eccellenza, io direi, perché ci sono poche situazioni in Europa in particolare, no? Siamo forse uno dei pochi paesi in Europa che ha dei vulcani attivi. Certo, nel mondo magari ce ne sono altri, però sappiamo che recentemente ci sono stati eventi molto seri. Però qua in Europa siamo sicuramente all'avanguardia, perché siamo un paese giovane e un paese quindi in cui la varietà del paesaggio corrisponde a una varietà di situazioni geologiche molto particolari, legate appunto all'età molto giovane di questo paese, che è ancora in fase di formazione attiva, possiamo dire, proprio per semplificare, e che da una parte quindi ci presenta dei luoghi spettacolari dal punto di vista paesaggistico, come vedremo domani anche dall'osservatorio sull'Etna, che però appunto hanno sicuramente dei pericoli insiti nella loro natura, e quindi qua vediamo come poter... Io qua vedo un sacco di cosine, di... è museo o si usano ancora? Allora, buona parte di quello che vedete qui fa parte del museo che noi facciamo, allestiamo qui per farlo vedere agli studenti. Vi faccio vedere qualcosina, vi faccio vedere qualcosa legato al campo della sismologia, sostanzialmente. Vi faccio vedere, questo è un geofono, questo è capace di registrare le microvibrazioni del suolo, ovviamente microvibrazioni che sono i terremoti, ci permette di registrarli e ci permette, avendone una serie di questi installati sull'edificio vulcanico, ci permette di localizzarlo e quindi conoscere con esattezza dove è avvenuto il rilascio energetico sotto forma di energia sismica. Pensavo fosse un bollitore, visto così. In realtà no, ha questa forma così, chiamiamola ergonomica, con questa calotta a protezione che serve per andarlo a ancorare sul suolo, a diretto contatto col suolo, e ci permette di registrare le vibrazioni della terra. Questa è la parte sismologica, però recentemente un vulcano attivo non solo emette delle vibrazioni, ma parla, emette dei suoni, e quindi abbiamo iniziato a sviluppare una rete acustica che registra la voce dell'Etna. E magari dopo facciamo cantare alla geologa la canzone dell'Etna. E ci permette di... Voi immaginate un edificio vulcanico, immaginate il condotto dell'edificio vulcanico come delle canne di un organo. Ognuna di queste canne di un organo emette dei suoni, delle vibrazioni, e quindi ha una voce caratteristica. Con questo microfono noi riusciamo a capire quale dei condotti, quale canna dell'organo dell'Etna sta in quel momento cantando. Posso provare? Sì, prego. La 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 la. Attento che crei un allarme. No, non vorrei che... Ho sentito la terra tremare. Ma andiamo avanti. Qui entriamo nel campo della geochimica. Sostanzialmente, quando il magma risale lungo il condotto di un vulcano, cambiano il regime di pressione e temperatura, e questo fa sì che il magma in qualche modo venga smescolato e si libera di alcuni gas. Quindi noi andiamo a misurare nel pennacchio di gas che in genere si osserva sulla sommità dell'Etna, andiamo a misurare il contenuto di questi gas e che tipo di gas sono. E questa lavorazione di contenuto e il tipo di gas ci dà indicazioni su quello che sta succedendo in profondità all'interno dei condotti del vulcano Etna. E quindi ci permette di capire se magma sta risalendo in velocità verso la superficie e se questo magma può in qualche modo dar luogo a attività esplosiva o a attività effusiva tipo una colata di lava. Perché cambia del tutto, in questo caso, anche la pericolosità, perché chiaramente l'attività esplosiva è più improvvisa, parossistica, mentre quella effusiva può essere monitorata, insomma lascia un po' di tempo per scappare, per dirla in parole povere. Scusate, ma se i ciclisti, quando c'è la... Come si può fare a capire se al passaggio del Giro d'Italia, quando arrivano le biciclette, inizia a scossare tutta la terra? Cioè, voi lo sapete già? Sì, certo, noi abbiamo la sala operativa proprio per questo. Ovviamente il passaggio dei ciclisti non avrà nessuna ripercussione sull'attività vulcanica dell'Etna, che comunque sono influenze veramente minimali, anzi direi che sono influenze che non per nulla sono percepite all'edificio vulcanico. Ma quanto può servire la presenza di una cosa divertente come il Giro d'Italia, però in un posto costantemente monitorato e serio come l'Etna? Sembra una roba molto seria, cioè ci vai sopra e dici porca miseria, l'Etna, però arriva la festa
Voi come la vivete? Come un intruso che vi disturba e fa rumore mentre state ascoltando il suono del vulcano? Oppure fa bene anche al vostro lavoro? Sì, no, fa anche bene al nostro lavoro perché porta una nota di colore. Una nota... anche i colori della lava, hai visto mai? Vabbè, adesso non sia mai. Però, insomma, questo rosa che si muove tra le rocce scure, le rocce... di chimicamente sono basaltiche, diciamo, possiamo dire ad ampio spettro, è un vulcano basaltico, quindi questa roccia scura che sarebbe la lava consolidata una volta uscita in superficie, attraversata da questa massa di ciclisti multicolori capitanati dalla maglia rosa, sicuramente ha un impatto visivo non indifferente, ma proprio questo deve catturare l'attenzione del grande pubblico, l'idea del nostro geologiro, insomma comunque di un giro che parli alle persone non soltanto di quelle che sono le caratteristiche sportive della corsa, ma che faccia capire perché il territorio si manifesta com'è. In fondo la superficie della Terra ci parla della storia naturale dei luoghi. Noi siamo portati spesso a parlare della storia sociale, economico-sociale, però anche questa è molto condizionata da quella che è la storia naturale dei luoghi. Quindi partiamo dalla storia naturale, che è quella che anche ci permette poi di proteggerci, di autoproteggerci nel caso di manifestazioni di qualche pericolo, e quindi non corriamo rischi. Questo deve essere un po' il nostro motto. Comunque siamo in ottime mani perché qui c'è un monitoraggio costante e sappiamo che qualora si manifestino appunto dei pericoli dei quali ci dobbiamo proteggere, abbiamo tutte le possibilità di farlo e quindi possiamo anche, come dire, goderci il paesaggio, goderci questo giro d'Italia e sapere che conosciamo quelle che sono le caratteristiche dell'ambiente in cui viviamo. Mi viene un dubbio però. Io qua vedo tanta roba rispettabile, ma un po' impolverata, un po' da museo. Ma non sarebbe più comodo usare delle... non si riesce a usare tipo delle app, delle cose portatili, senza fili? La tecnologia per il monitoraggio sta seguendo quello che è poi il trend della tecnologia in tutti i campi, cioè la portabilità o... perché è pesante sta roba da portarsi dietro. Molta di questa strumentazione, ahimè, è ancora pesante perché comunque è composta da una sensoristica decisamente all'avanguardia, però ancora mantiene le caratteristiche di poca portabilità. Ma infatti molte di queste stazioni non sono delle stazioni che vengono utilizzate sporadicamente, molte di queste stazioni sono delle stazioni che agiscono, misurano in maniera permanente, quindi vengono installate e stanno lì a monitorare lo stato di attività del vulcano secondo per secondo. Una scatola nera. Esatto, una scatola nera multidisciplinare, perché ognuna di queste scatole mi va a registrare uno o due parametri che sono molto importanti per capire come sta evolvendo l'attività del vulcano e quindi nel caso di attività anomala, variazione anomala di questi parametri, far partire tutta una serie di protocolli che insieme alla Protezione Civile ci permettono di capire cosa sta succedendo all'edificio vulcanico all'Etna e mettere tutto in atto, tutta una serie di azioni affinché ci sia salvaguardia delle persone. Sarebbe bello avere però tutti in uno zaino e andare in giro a monitorare. Ci arriveremo mai? Probabilmente fra 50 anni potremmo anche arrivarci, ma sono veramente tante le discipline e i parametri da monitorare che al momento è veramente difficile pensarlo. Però ci stiamo pensando, perché in genere quando noi andiamo a installare una stazione permanente, il termine stazione permanente non indica che lì noi ci sia un solo sensore che mi stia monitorando un solo parametro, ma lì c'è un'aggregazione di molti sensori che mi stanno monitorando molti parametri, sempre dallo stesso punto, andando a sfruttare la stessa tipologia costruttiva e la stessa tipologia di trasmissione dei dati in continuo che dall'Etna arriva alla nostra sala operativa. Ma sull'Etna c'è segnale? Quante tacche ci sono in cima all'Etna? Sull'Etna il segnale GPS è veramente scarso. I colleghi che vanno a fare dei rilievi in alta quota utilizzano dei telefoni satellitari, mentre i segnali dell'Etna, quelli da una certa quota in su, vengono trasmessi in tempo reale qui alla nostra sezione utilizzando la rete dei satelliti. Quindi tacche poche, ma satelliti tanti. Satelliti tanti, anzi direi che ci sono talmente satelliti che il cielo sta quasi diventando troppo affollato.
L'ultima domanda che vorrei farle, di grande intelligenza, ah, eccolo là, infatti. Possiamo andare a vedere anche qualcosa sui satelliti. Molti dei satelliti che stanno in orbita sono utilizzati per le comunicazioni. Ci sono anche una serie di satelliti che stanno in orbita per acquisire delle informazioni non solo dai vulcani attivi, ma delle informazioni su tutto l'intero globo terrestre. Questo è Hotbird, lo riconosco. Questo che state vedendo qui sostanzialmente è una costellazione GPS che il nostro ricevitore, questo, sta in questo momento tracciando. Questo, i vari G20, G24, G16, G13 sono i satelliti GPS che il nostro ricevitore sta in questo momento tracciando, e questo è lo skyplot, una visione semplificata del cielo dei satelliti che io sto vedendo. Ci sono dei satelliti tipo questo che sono alti sull'orizzonte, quindi questo è quasi sopra la mia testa, invece dei satelliti tipo questo, che invece sono dei satelliti all'orizzonte che stanno o tramontando o sorgendo. Questo, il GPS, che tutti voi conoscete perché ormai ogni smartphone ha incorporato un sensore per il GPS, ci permette di capire come si deforma un edificio vulcanico. Quando il magma risale all'interno del condotto magmatico, mi genera sismicità, mi rilascia il gas che abbiamo visto prima, ovviamente mi stressa, mi deforma e mi rompe le rocce. No, quindi, le rocce no! Quindi, mai rompere le rocce un geologo, si arrabbia! E quindi genera sismicità e genera anche deformazione del suolo. Deformazione del suolo che noi a occhio nudo ovviamente non riusciamo a percepire, ma grazie al GPS riusciamo a misurare la deformazione del suolo dell'ordine dei millimetri e quindi capire se l'edificio vulcanico sta gonfiando perché c'è magma che sta risalendo dal profondo o sta sgonfiando perché magari c'è stata un'attività vulcanica, un'attività effusiva, la lava è uscita, quindi la camera magmatica ha perso un po' di magma e quindi sta collassando, si sta contraendo. E il sistema GPS ci permette di capire questo tipo di dinamica all'interno dell'edificio vulcanico. Io la ringrazio veramente, è stato entusiasmante. Dottoressa Lugeri, la sala operativa. Abbiamo anche una sala operativa. Questo è lo stand per gli scolari. Noi della Repubblica Biciclette siamo tutti a scuola in questo momento. Così adesso potete vedere il livello superiore, quello dove i nostri colleghi, che sono veramente le eccellenze, io direi in campo mondiale, non europeo, come diciamo, anche milioni, in campo mondiale veramente. E come loro lavorano su questi dati che gli vengono trasmessi, perché poi, come dicevamo, tutte queste stazioni sul territorio mandano dei segnali che qui vengono raccolti, interpretati, analizzati in tempo reale e poi sintetizzati in quelli che sono degli indici che vengono poi trasmessi agli organi di protezione civile, perché la correlazione, diciamo, è questa: c'è chi si occupa dell'analisi scientifica di quelli che sono i segnali che arrivano, li traduce poi in parametri che possono essere utilizzati in maniera semplice a livello operativo da chi si occupa della protezione civile, che sono due cose diverse. Però questa è la seconda puntata, adesso andiamo alla partenza dei corridori e magari domani vi facciamo vedere la sala operativa. Andiamo, vieni anche tu. Ok, andiamo.